Vi ricordate del film Conan il Barbaro del 1980 interpretato da Arnold Schwarzenegger? Sì, proprio quello che ha segnato definitivamente l'aumento esponenziale del numero di palestre attrezzate per praticare il bodybuilding. Da allora il fenomeno del culturismo è in costante crescita. Il culto del corpo, oggi come non mai, è un fenomeno ben noto a tutti ed il calendario dei campionati di fitness e bodybuilding risulta essere sempre più affollato. Noi abbiamo seguito i mondiali, ospitati sabato scorso proprio qui a Capodistria. Il culto del corpo è antico quasi quanto l'uomo, tuttavia alcune civiltà lo coltivarono al punto da trasformarlo in valore artistico e sociale. I canoni di perfezione incarnati dalle statue dell'antica Grecia riflettevano sia l'ammirazione per la bellezza fisica che il rispetto per la forza e la potenza espresse da un corpo ben strutturato e sviluppato. La riscoperta, a livello di massa di questi antichi valori, associati anche all'idea di benessere fisico e psichico, sta alla base di molte discipline sportive nate negli ultimi decenni. Tra queste, la più significativa è forse quella del bodybuilding, letteralmente costruzione del corpo, detta anche culturismo. Un fenomeno che parte essenzialmente dagli Stati Uniti e che in Europa non ha ancora raggiunto lo stesso livello di sviluppo. E nonostante la superiorità del nuovo continente su quello vecchio, almeno in questo senso, ai campionati mondiali di bodybuilding e fitness ospitati a Capodistria si sono presentati più di 120 atleti da 13 nazioni e una buona dose di pubblico in sala. Posso dire che da queste gare in Slovenia non è che vengono tanti, però questa sera era abbastanza pieno qua. Quali sono le difficoltà più grandi? Perché sappiamo che gli sponsor per questo sport non è che ci siano tanti e poi i finanziamenti mancano sempre. Allora, quando si organizzano gare a questo livello, tipo mondiali, è un po' dura perché i sponsor veramente non ci sono, non è che soldi non li trovi, allora per pagare tutte queste spese che sono grandi è quasi impossibile. È uno sport per Europa, non soltanto per Slovenia, abbastanza strano, perché se parliamo dello stesso sport in Stati Uniti, là questo è proprio un business, un grande show business, si tratta di altre cifre, di altri posti tipo Las Vegas, non so, la differenza è proprio grande. E così Capodistria è diventata almeno per un giorno la capitale dove le amate incarnazioni della più o meno perfezione anatomica hanno letteralmente spopolato. Dirompenti immagini di una healthy and wealthy generation, ma quanto healthy e quanto wealthy possa essere tutto ciò? Quanto il benessere fisico e psichico? Tasto dolente o addirittura tabù? E qui si potrebbe aprire un capitolo tutto a parte ed una discussione a non finire. Rimane comunque il fatto che questi atleti ce l'hanno messa tutta. I preparativi finali sono quelli dell'ultimo mese e mezzo, però sono in stand-by costantemente. Questo sport lo richiede. Ho iniziato la preparazione il 18 di agosto, fino adesso, perché poi dopo ho una gara a Modena, a Due Torri, e poi un'ultima gara a Roma, all'Udus, il 7 di dicembre. 3 mesi e mezzo, 4 di preparazione. Così una domanda impertinente, quanti anni ha? 47. Complimenti. Grazie. I miei preparativi non erano solo indirizzati a questo campionato, perché una settimana fa ho partecipato ad uno in Germania, dove ho conquistato il podio più alto nell'ambito della Federazione Mondiale di Fitness e quindi ho solo prolungato la mia dieta per un'ulteriore settimana. Comunque i preparativi finali durano 3 mesi, anche se sono in allenamento e dieta perenni. A metà agosto, perché avevo fatto le gare della primavera e mi sono preparata per l'italiano, ho vinto l'italiano di categoria assoluto, natural. Poi ho fatto l'universo, ho vinto il Miss Universo e mi sono fermata un mesetto. Dopodiché a metà agosto ho ricominciato, più seriamente da settembre. Quindi adesso è da settembre che mangio pollo.
La mia fase preparatoria è durata 3 mesi e mezzo. Il 1° agosto ho iniziato con l'incremento della massa muscolare e dopo, dal 1° ottobre, mi sono concentrata sulla definizione. Quanti preparativi? Tanti. Mesi e mesi. Senti, a parte questa crema, so che la depilazione è una cosa molto, molto faticosa. Faticosa, sì. Vabbè, io la faccio con la crema, quindi una doccia e via. Però c'è chi la fa con la ceretta. Comunque è obbligatorio. I problemi più grandi? Alimentazione, seguire la dieta. La tua dieta tipo, giornaliera? 70% proteine, 10% grassi, 20 carboidrati. Nel corpo di un buon culturista, allenamento, cibo e riposo interagiscono come i componenti di un meccanismo d'orologio ben bilanciato. Si ottiene così la capacità di aggiustare al grammo e al millimetro il proprio corpo. È questo che si chiama definizione. Forse anche il meno informato è a conoscenza che qui l'alimentazione e soprattutto disciplina ferrea sono i cardini per ottenere risultati soddisfacenti. Le fasi di preparazione sono molto faticose, però la dieta è tremenda, tutti possiamo allenarci, però l'alimentazione è fondamentale. Qualcuno potrebbe definirlo un vero e proprio terrorismo dell'apparenza, ma rilassatevi, perché finché il mercato ci gode e gli interessi abbondano, le regole non cambiano e la dieta prosegue. Negli ultimi 2 mesi sono quasi da fakiro, quanto riguarda alimentazione e allenamento, quindi... Senti, una giornata tipo com'è? Ma è scandita ogni 2 ore per quanto riguarda l'alimentazione e poi 2 volte al giorno, mattino e sera, allenamento. Nelle settimane prima della gara io mangio pollo sempre, da colazione a cena, pollo, 8-9 etti di pollo, poi scendo un po' e arrivo sui 6 etti. Io però mi concedo anche qualche strappo alla regola, tipo il fine settimana, magari mangio durante la settimana bene, pulito, poi magari quando c'è qualche occasione. Cosa vuol dire uno strappo alla regola? Uno strappo alla regola, magari la mia pizza, il mio dolce, senza esagerare però. E nonostante questo circo massimo affascini un numero sempre più crescente di giovani e non, gli sponsor ed i finanziamenti scarseggiano. Grottesco, concreto. Io vengo dalla Serbia e lì è praticamente impossibile trovare degli sponsor. Io non ce l'ho ancora, nonostante abbia conquistato tanti titoli sia europei che mondiali. Come sponsor non ci puoi stare dietro perché non ti aiutano come ti devono aiutare. È andata sicuramente nel migliore dei modi ai 2 vincitori assoluti. Per la cronaca, gli ungheresi Brigitta Groff e Gergo Bognar. Alla fin fine, il tutto è risultato ben organizzato e lo spettacolo c'è stato, nel vero senso della parola. Speriamo almeno che per la maggior parte degli atleti il ripensare il proprio corpo sia una necessità che ha superato i vecchi limiti dell'edonismo fine a se stesso e che il motore non sia solo il piacere narcisistico di possedere un corpo capace di destare meraviglia o colpire la stante. Ma questa è ormai analisi psicologica spicciola e sul palco conta solo la fisicità.